festival. Ci colpisce molto lo slogan, diciamo che usare con prudenza crea indipendenza. Allora, cosa ci dobbiamo aspettare da questo, da questa 14ª edizione? Ma diciamo che il focus del festival rimane un po' quello anche delle scorse edizioni, ovvero opere prime, italiane soprattutto, una sezione di anche opere prime straniere in anteprima assoluta italiana, europea, provenienti da un po' tutto il mondo, dall'America alla Grecia alla Repubblica Ceca, e poi ecco questa dipendenza da film insomma indipendenti, cortometraggi, documentari, e poi in particolare quest'anno portiamo qui a Roma la sezione dei Teddy, la sezione GLBT queer della Berlinale, in anteprima ecco per la prima volta a Roma durante il RIF. Poi ecco con il Teddy abbiamo proprio voluto dare quest'anno un segnale a Roma, al festival e al pubblico che ci segue. Questo perché la diversità è un valore, va conosciuta, va approfondita e va capita? Beh, sicuramente sì, la diversità come anche sociale, se facciamo, diamo un occhio alla sezione documentari, scopriamo tanti documentari che riportano problematiche sociali, politiche, dell'ambientale, insomma, del nostro mondo. 14ª edizione, quindi questo festival è un osservatorio importante del cinema indipendente. Com'è cambiato nel tempo, se è cambiato? In effetti notiamo che, specialmente nella cinematografia italiana, le opere prime italiane, è più semplice riuscire a uscire in sala rispetto a 4-5 anni fa, insomma, quindi c'è molta più disponibilità sia da parte delle sale cinematografiche, dei circuiti, e anche il prodotto qualitativamente sicuramente è superiore rispetto ai primi girati in digitale. È anche un termometro questo festival, com'è lo stato italiano del cinema indipendente? Ah, no, in questi ultimi anni è migliorato grazie alle nuove tecnologie e anche ai canali nuovi distributivi, diciamo che gode di buona salute secondo me. Se noi vediamo nel catalogo, nelle schede, spesso la regia, il regista è anche sceneggiatore, è anche produttore e a volte anche distributore. E cosa terrete conto nel valutare poi le varie pellicole? Cioè, vi siete dati un parametro, una traccia, un'idea? Noi come festival abbiamo selezionato, la giuria non possiamo dire e fare nulla, è molto indipendente e autonoma. Noi abbiamo cercato di trovare veramente le opere più, cioè avere un tema, come dicevo prima, più ampio, quindi presentare dal burlesque alla tematica sociale, al segreto di Otello, ma è anche, vediamo anche nei lungometraggi, insomma c'è la fiction, c'è il thrill, c'è l'horror, c'è la commedia, c'è il tema sociale. Il festival farà dal 7 al 15, però già ha avuto un suo momento di apertura particolare? E il film d'apertura, Mi chiamo Maya, di Tommaso Agnese, hanno fatto ieri la conferenza stampa, usciranno in contemporanea al RIF, è il nostro film d'apertura insieme a Blast, un film greco, e quindi ecco proprio quello che dicevo qualche secondo fa, stiamo notando che anche i lungometraggi italiani, opere prime che non hanno un distributore diciamo abbastanza importante, riescono poi ad uscire in sala e ad avere un'attenzione del pubblico. Allora, guardando al programma ci sono anche altri diciamo, eventi particolari, altri film che sono in qualche modo in anteprima? Beh, ci sono, sì, c'è sicuramente Life is Sweet, che insieme all'altro documentario, questo non so se avete, forse il nostro pubblico già ne ha conoscenza, di Gazzè, Silvestri e Fabi, portiamo in anteprima questo documentario girato in Africa, e quindi diciamo attenzione ai documentari italiani fuori concorso, ne abbiamo 4, e poi anche le serie televisive, abbiamo una giornata dedicata.